Oggi siamo qui proprio per festeggiare la riapertura di questa struttura, che è una struttura residenziale di tipo estensivo, terapeutico-riabilitativa, che entra a far parte a pieno titolo del percorso terapeutico-riabilitativo di tutti gli utenti che hanno delle problematiche psichiatriche. Questo è un posto, come dice il nome, residenziale, quindi è un luogo importante dove gli utenti possono trovare uno spazio personale, dove poter intraprendere o continuare il loro percorso terapeutico. E gli spazi, come sappiamo, sono importanti, gli spazi devono essere confortevoli, devono essere belli dove poter stare. Però gli spazi non sono assolutamente sufficienti per poter fare un percorso terapeutico. Per un'azione terapeutica c'è bisogno di avere un pensiero dietro il luogo in cui si opera, e questo pensiero deve essere un pensiero che comprende altri due elementi importanti oltre allo spazio, che sono il tempo e il movimento. Le strutture psichiatriche devono avere assolutamente un tempo definito, se no portano a cronicizzazione. E soprattutto il tempo e lo spazio sono necessari per far ritrovare alle persone delle risorse personali che magari sono andate perse e che possono permettergli un movimento di vita, movimento di relazione, movimento verso l'esterno e la socialità. Questa è un po' la funzione di una struttura di questo tipo, e la funzione credo che dovrebbero avere strutture di questo tipo.